Trent'anni fa, nell'estate del 1991, 20.000 albanesi in fuga dalla fame e dalla dittatura di Enver Hoxha sono arrivati nel porto di Bari a bordo della nave Vlora. Sognavano l'Italia di Raffaella Carrà e l'inizio di una nuova vita. Saranno rinchiusi come bestie nel vecchio stadio e rispediti in Albania con il primo respingimento di massa organizzato da Andreotti, primo ministro, e Cossiga, presidente della Repubblica. 30 anni dopo, il fantasma di quella nave è ancora nelle acque di Bari, a condizionare la nostra vita e la nostra democrazia. Ne parliamo con Daniele Vicari, regista del documentario La nave dolce. Praticamente ha cambiato le nostre vite, perché è stato il primo arrivo di massa, la prima immigrazione di massa che l'Italia abbia mai conosciuto nell'età moderna. In realtà nel marzo precedente erano già arrivate delle navi militari che erano state requisite, diciamo, dai fuggiaschi nei porti albanesi, ed erano arrivate però a Brindisi, e c'era stata una generale accoglienza quasi festosa. Quando ad agosto dello stesso anno arriva la Vlora, che innanzitutto colpisce come immagine, perché questa è una cosa che non va sottovalutata, cioè una nave che grondava persone, era talmente carica di persone che le persone cadevano in acqua come diciamo acini d'uva, no? Maturi, cadevano, e cioè, tutti sono rimasti a bocca aperta. E questo in che contesto avviene? Che cosa è cambiato tra il marzo e l'agosto del 91 in Italia? Sono cambiate veramente tante cose. Quando arriva la Vlora nel porto di Bari, la guerra in Jugoslavia, diciamo, è veramente molto prossima. Però arriva in un momento, come sappiamo noi, anche mediatico, l'estate, abbastanza vuoto. E alcuni dei reporter che dovevano andare in Jugoslavia vengono dirottati su Bari. Il fatto è che è nata la Lega. Fino ad allora il bersaglio del preferito della propaganda leghista eravamo stati noi meridionali, noi terroni. Da quando arrivano gli albanesi nel marzo del 91, il bersaglio diventano gli albanesi. Allora, la Democrazia Cristiana, che era in grandissima difficoltà, soprattutto al nord, sentì che la propaganda della Lega svuotava il proprio bacino elettorale. E quindi in quel momento c'era il governo Andreotti, c'era Cossiga, Presidente della Repubblica, c'era Scotti agli interni, cioè era un governo, il paese era guida democristiana, il sindaco di Bari, Dalfino, era democristiano. Ma a causa dell'efficacia della propaganda anti-immigrati della Lega, che, ripeto, sui territori, soprattutto nel nord, nel Veneto in particolare, toglieva completamente la forza elettorale alla Democrazia Cristiana, si vive un ribaltamento che direi feroce, cioè
lo Stato italiano decide di respingere in massa 20.000 persone. Quindi si costruisce un assetto di guerra, non solo viene mandato il capo della polizia lì, viene mandato proprio l'esercito. E quindi viene vissuta dai media e dalla politica, più che dalla popolazione, viene vissuta come un'invasione. Ecco, la vicenda della gestione della nave Vlora è la storia di un'invasione, che però è un'invasione... Come possiamo dire? Lo dico provocatoriamente, ma un'invasione immaginaria, perché come fai a chiamare invasione l'arrivo di 20.000 disperati che vogliono migliorare la propria vita? No. Però, diciamo, quello è stato il primo grande respingimento. Il fatto è che in mezzo, tra l'arrivo della nave, i 7-8 giorni che passano, tra l'arrivo della nave e il respingimento di massa, lì in mezzo c'è stato anche un esperimento che poi è diventato... una sorta di pietra miliare nella gestione dell'immigrazione in Italia. Cioè queste persone vengono messe in un luogo di concentramento, vengono concentrate nello stadio a Bari. Ecco, tutta questa vicenda, la gestione dell'arrivo della nave nel porto, l'aver aver ammassato nello stadio 20.000 persone e poi aver utilizzato mezzi civili e militari per l'espulsione fanno della vicenda della nave Vlora un punto di non ritorno della politica, non solo della politica migratoria, ma anche della gestione dell'ordine pubblico in Italia. Quindi quell'avvenimento ha cambiato le nostre vite, come? Perché ha cambiato la forma e l'attitudine dello Stato. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows along the way, shaved her legs, and then he was the she that said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Vlora fu una specie di pugno in faccia ad un continente, l'Europa, che in qualche modo si sentiva al sicuro dalla caduta del muro e si sentiva vincitore. All'epoca non ci eravamo resi conto che il muro era caduto, ma c'era caduto addosso. Quindi questa... eravamo ancora lì a festeggiare tronfi la vittoria contro il comunismo. Quando arrivò questa nave, con la sua immagine potentissima, si proiettò nel mondo intero. La fotografia della nave grondante di persone diventa la copertina del Times. Perché era un po' l'exodus, cioè dopo la caduta del muro scoppia una guerra in Jugoslavia, i Balcani esplodono, l'Albania è stato uno degli ultimi paesi dell'ex blocco sovietico o satelliti dell'ex blocco sovietico a crollare, diciamo, da un punto di vista del regime politico. E questo
in realtà questo crollo si riversa su di noi. Ecco, nel nostro immaginario, quella cosa che chiamiamo immaginario collettivo, è una cosa problematica, no? E secondo me lì nascono tutta una serie di problemi culturali che noi oggi non abbiamo ancora messo a fuoco, ma che ne stiamo subendo le conseguenze. Cioè, noi non abbiamo mai percepito il fatto di essere un paese di frontiera rispetto ai paesi dell'est. Paradossalmente crolla il muro di Berlino e diventiamo una frontiera, consapevolmente frontiera. Ecco che ad invaderci non sono più gli eserciti trinarciuti, le bombe atomiche dell'impero sovietico, ma sono esseri umani che fuggono da una condizione difficile e mettono in pericolo il nostro benessere. Ecco, noi cominciamo a difendere il benessere acquisito dal dopoguerra in poi e siamo disposti a difenderlo con le armi, tant'è che l'Italia manda l'esercito per rimandare a casa 20.000 persone in difficoltà. Prima di tutto si spaventa la politica e la retorica studiata a tavolino dei leghisti comincia ad equiparare o addirittura a sostituire i terroni con gli albanesi. Non sapendo cosa fare i partiti di governo, che erano già in crisi per tutta una serie di altri motivi. E quindi chi ha in mano il potere sente che il potere sta sfuggendo. Tant'è che il capo dello Stato, Cossiga, prende un aereo e dove va? A Bari, a bacchettare il proprio compagno di partito, il sindaco di Bari, Dalfino, che a differenza del resto del partito intende mobilitare la società civile per accogliere quelli che lui giustamente, correttamente definisce dei profughi. Cioè sono persone che scappano o quantomeno degli esuli politici, sono delle persone che scappano dal crollo di un regime. Cossiga durante una conferenza stampa attacca frontalmente il sindaco Dalfino al punto che pare che da quel momento quest'uomo non si sia più ripreso. Dalfino, che era evidentemente un uomo comunque con una sua sensibilità particolare, rispose per le rime in un'altra conferenza stampa. E io nel film le metto vicine, la dichiarazione di Cossiga e la risposta di Dalfino le metto vicine, quasi li faccio dialogare, ma sono l'immagine della trasformazione radicale della politica italiana. Quel giorno in cui arrivò Cossiga a Bari, noi eravamo in attesa di essere invitati dal presidente Cossiga, perché ci aspettavamo, forse ingenuamente, stupidamente, noi ci aspettavamo un ringraziamento da parte del presidente della Repubblica per la grossa spinta solidaristica, la grossa generosità che aveva dimostrato la città di Bari nel gestire questa emergenza. Non ringrazio il comune di Bari, né tanto meno ringrazio il sindaco di Bari, le cui dichiarazioni sono semplicemente da irresponsabile. Il sindaco ha manifestato apertamente qual era la nostra posizione. Noi ritenevamo che si dovesse allestire lì nella zona del porto un campo da protezione civile. Mi dispiace che una città come Bari, generosa, abbia un siffatto sindaco. Mi auguro che egli abbia la decenza
di chiedere scusa all'autorità di governo, se no sarà mia cura come capo dello Stato chiedere al governo la sua sospensione dalle funzioni di ufficiale di governo. Esprimere diversi punti di vista mi pare che non sia vietato. Un sindaco non è un sepolcro imbiancato. Cosa succede lì? Succede che arriva l'esercito, il capo della polizia in persona, si gestisce l'ordine pubblico, come dicevo prima, cioè le persone che si ribellano vengono colpite dalla polizia sul molo, le persone, diciamo, che si arrendono vengono trasferite con degli autobus dentro lo stadio, con una gestione di questo stadio che credo che fece vergognare tutti noi italiani, perché gli veniva tirato il cibo con gli elicotteri a queste persone come se fossero degli animali selvatici, e poi c'erano le telecamere pronte a riprendere le scene tragiche dei ragazzini, delle donne incinte che prendevano il cibo litigando con quelli, dando pugni a quelli che avevano intorno. Quindi noi abbiamo proprio creato una cosa, una catastrofe umanitaria in quel momento lì. Dopodiché si decide di prenderle in massa, rimetterle sulle navi, sugli aerei e rimandarle in Albania. Ma la gestione dell'ordine pubblico, gestita praticamente direttamente dal capo dello Stato Cossiga, fa scuola. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dice agli italiani: non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Che cosa dobbiamo fare quando arrivano gli invasori? Li mettiamo, li chiudiamo in un posto, infatti secondo me lo Stadio della Vittoria è il primo CIE della storia d'Italia, li mettiamo, li chiudiamo in un posto, quelli che possiamo respingere li respingiamo e quelli che non possiamo respingere subito li rimandiamo a casa piano piano. Nei 10 anni che separano il 91 dal 2001, succede che questa gestione dell'ordine pubblico fa scuola, in coincidenza con quello che l'anno successivo, nei 2 anni successivi, cioè dal 91 al 93, è sostanzialmente un crollo di regime. Cioè il pentapartito viene distrutto dalle inchieste del pool di Milano, nascono delle formazioni politiche nuove, nasce Forza Italia, che raccoglie pezzi dei partiti, degli ex partiti di governo. Intanto il Partito Comunista comincia questo declino che è cominciato con la Bolognina, che attraverso il cambiamento del nome piano piano fa sfumare tutte le proprie caratteristiche popolari e diventa una forza di governo orgogliosamente governista, eccetera eccetera. Infatti succede che poi questo modello di gestione dell'immigrazione porta proprio il nome di persone di sinistra, perché la legge Turco-Napolitano che istituisce i CIE porta il nome di Turco-Napolitano. Nel tempo questa mutazione non riguarda solo la destra, diciamo, riguarda il paese. Quella trasformazione che comincia nel 91 accompagna e secondo me favorisce lo sviluppo di una politica che
non ha alcuna di formazioni politiche che non hanno alcuna relazione con quello che appunto che io definisco il conflitto sociale, che è un fatto positivo, cioè la società è conflittuale e nel conflitto gestito evolve. Il conflitto sociale da quel momento in poi viene gestito attraverso la forza pubblica. Mentre la magistratura supplisce alle difficoltà di gestione dello Stato in quanto tale, la polizia supplisce le difficoltà di gestione dell'ordine pubblico, cioè del conflitto, che diventa automaticamente una questione di ordine pubblico. Il 2001 è esattamente questo. Nel 2001 siamo a Genova, nel 2001 il G8 viene organizzato orgogliosamente in Italia, ospitando i più importanti capi di Stato del mondo. Contemporaneamente, siccome qualche tempo prima a Seattle era nato il movimento dei movimenti, arriva a Genova nel momento di forza massima il movimento, e nel passaggio tra l'altro dal governo Prodi al governo Berlusconi, che è avvenuto proprio in quei giorni, in quei mesi del 2001, il rapporto tra le istituzioni e la società che si muove è una questione puramente di ordine pubblico. Si creano le zone rosse, si fanno dei cancelli di ferro, si propaganda questa organizzazione, cioè la costruzione delle cancellate che chiude la zona rossa, che impedisce persino agli abitanti della città di Genova di entrare, rende, militarizza il conflitto. E non è una cosa anche questa che riguarda solo la destra, perché la creazione del settimo nucleo sperimentale di Roma, cioè di una forza speciale di gestione dell'ordine pubblico, avviene a partire già dal governo Prodi. E vengono chiamati degli esperti di ordine pubblico dagli Stati Uniti d'America, che infatti portano in dotazione anche il tipo di dotazione militare, di divisa che poi indosseranno questi poliziotti, e il famoso tonfa. Quindi c'è una teoria dietro, cioè dal 91 in poi si sviluppa una teoria del rapporto tra lo Stato e la società, con tutti questi elementi di cui parlavo prima, che poi nel 2001 si solidificano e diventano quello che i poliziotti stessi nelle scuole di polizia chiamano l'evento repressivo più importante della storia d'Italia, che è la gestione dell'ordine pubblico a Genova. Sulla questione Salvini io sono molto in difficoltà, perché secondo me Salvini non ha fatto altro che tirare le conseguenze e le fila di una serie di politiche impostate da tutti i governi precedenti. E essendo ormai a corto di argomenti nuovi, ha inventato i blocchi navali. Quello che fa Salvini è rendere orgogliosamente legittimo uno strappo, l'ultimo forse strappo, che differenzia lo Stato di diritto
da uno Stato autoritario. Cioè persino il soccorso in mare diventa un crimine, con un ribaltamento non solo del logico, dal punto di vista della lingua italiana. Se uno affoga in mare, cos'è? È un invasore o è un naufrago? No, è un naufrago invasore, no, è un invasore e quindi deve affogare. Ma questa roba qui, che ha tenuto alta la tensione politica in Italia negli ultimi anni, come posso dire, è la raccolta che tenta di fare Salvini di questo più che ventennio, 25 anni, di diciamo 20 anni pieni, io direi trentennio, perché se partiamo dal 91 è un trentennio, di gestione poliziesca e militaresca della immigrazione. Cioè, infatti, della immigrazione in Italia sostanzialmente se ne occupa il ministro degli interni, da sempre. E quindi Salvini che cosa fa? Salvini rivendica il diritto come ministro, nel momento in cui diventa ministro, il diritto di gestirla come dice lui, io faccio la mia politica. Tant'è che si fa una fatica boia a modificare i decreti Salvini. Mare nostro porta lì e arriva, prima che muoia l'ultima stella, prima del cambio di guardia, che non li veda la sentinella, che la riva non sia galera, né manette né foglio di via, ma sia strada bagnata dal sole, non sia mai una strada cattiva. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto.